Facciamo vedere del Ragusa Centro e stiamo presentando il servizio di accompagnamento nuovo perché abbiamo a disposizione due macchine elettriche in piena collaborazione. I servizi cimiteriali dal Comune sono stati affidati, il servizio è affidato alla cooperativa Cassiopea e c'è un rapporto collaborativo di sinergia importante. Noi da contratto d'appalto avevamo messo che devono essere prese le macchine e sono state prese queste macchine elettriche, che hanno un grande vantaggio, due vantaggi almeno. Uno quello a livello ambientale, naturalmente, perché sono autonome, quindi lavorano e camminano a livello elettrico, e poi essendo questa soluzione smart, dà la possibilità di andare a portare le persone che hanno difficoltà e che hanno necessità di essere accompagnate all'interno dei cimiteri nei viali anche più remoti, là dove prima non si poteva arrivare con le macchine più grandi e tra l'altro la macchina scoperta. Quindi queste sono macchine elettriche, macchine coperte e con la modalità smart sono delle macchine che possono arrivare in punti dove prima non si poteva arrivare. E questo già è un grande vantaggio, quindi vantaggio per i cittadini, vantaggio per l'ambiente utilizzando la parte che appunto col motore elettrico. Poi abbiamo anche un altro grosso vantaggio, l'acquisto di de tre defibrillatori che saranno utilizzati per tutti e tre i cimiteri, quindi a Ragusa Centro, a Marina di Ragusa e a Ragusa Ibl. La cooperativa Cassiopea si è fatta carico di poter fare anche il corso per sette persone, quindi sette persone che sono all'interno dei cimiteri, sono pronte, hanno preso anche il brevetto facendo il corso per poter fare l'assistenza immediata, pronta per quanto riguarda la necessità di qualche defibrillatore. Tra l'altro i cimiteri sono molto frequentati, prevalentemente da persone anche anziane, persone che possono essere anche, qualcuno è capitato, soggetto a rischio anche, a necessità di poter avere un defibrillatore pronto, e questo c'è anche, quindi c'è la possibilità col defibrillatore, come ben si sa, di poter ripristinare elettricamente, diciamo, l'aritmia in casi di difficoltà. E anche questo è un grosso vantaggio. Poi sono fatte, si è fatta l'illuminazione esterna della chiesa a Ragusa Centro, i corpi illuminanti interni ed esterni che prima non esistevano, si è comprato anche un mini escavatore, anche questo è un grosso vantaggio perché prima si faceva tutto a livello manuale, ora questo mini escavatore, tra l'altro moderno come ben vedete, quindi molto agevole, agevolerà e snellirà ulteriormente i lavori ogni giorno di inumazione, esumazione, eccetera. E aiuterà anche i lavoratori a evitare lavoro manuale. Oltre a questo, come abbiamo già detto, è ormai nella fase di esecuzione e di appalto, è già dato la realizzazione degli ascensori per i colombari su Ragusa Centro e su Ragusa Ibla, e quindi insomma, da qui alla fine dell'anno dovremmo avere anche questa realizzazione.